Un saluto a tutti gli amici e benvenuti sul canale Planet Spin. Oggi facciamo partire una nuova serie di video dedicati alla tecnica del trot aria. Cercherò di condividere le mie esperienze acquisite durante le mie uscite in pesca in modo da dare una base di informazioni a chi vorrebbe iniziare a praticare questa specialità. Sono una serie di video che saranno utili soprattutto ai neofiti, a chi da poco si sta accingendo a praticare questa tecnica di pesca, ma che possono dare degli spunti di miglioramento anche a chi è già tecnicamente più esperto. Il trot aria non è una tecnica di pesca in cui sono particolarmente preparato, devo essere sincero, la pratico da un annetto, poco più. E il problema principale è che in Campania e nel sud Italia in genere soffriamo della carenza di posti dove poter praticare, allenarci e gareggiare. Attrezzature da pesca dedicate al trot aria le possiamo conoscere soprattutto online o in qualche competizione, perché i negozi locali in questa zona non sono forniti. C'è ancora tanta strada da fare per far crescere questo nuovo modo di vivere la pesca alla trota, e il nostro obiettivo è farlo conoscere a tanti più pescatori che in queste zone sono ancora legati alle vecchie concezioni dei laghi artificiali, dove il prelievo è ancora alla base delle loro uscite. Infine, fra tanti, ci tengo a ringraziare gli amici Lello Mazza, Paolo Mancini, Pasquale, Iscaro e i ragazzi di ProSpin che tramite web o direttamente in pesca mi hanno dato i giusti suggerimenti per iniziare. Dopo questa piccola introduzione andiamo ad approfondire il discorso sulla trot aria. Partiamo dal significato e impareremo poi quando e dove è nata questa tecnica, iniziando insieme il percorso di conoscenza e di approfondimento. La trot aria è una tecnica di pesca alla trota con le esche artificiali che si basa sull'utilizzo di materiale ultralight ed un grande rispetto del pesce che andremo ad insidiare, quindi in questo caso la trota. È una tecnica di pesca nata diversi anni fa in Giappone e poi si è sviluppata in quasi tutto il mondo. Nel nostro paese è arrivata intorno al 2010-2011 e i pionieri di questa tecnica sono stati un gruppo di ragazzi abruzzesi che per primi, fra tanti, hanno intrapreso questa nuova avventura. Nel corso degli anni le cose sono molto cambiate, oggi abbiamo più conoscenze tecniche, più reperibilità dei materiali specifici, inoltre abbiamo avuto un accrescimento del numero di pescatori, degli appassionati, che praticano assiduamente questa specialità ormai tutto l'anno, grazie anche alla sfida imprenditoriale di tanti gestori di laghetti sportivi che dedicano piccoli specchi d'acqua o porzioni di laghi specifici per praticare la tecnica del trot aria. Tutto gira intorno alle competizioni e agli allenamenti. Questa tecnica nasce con regole ben precise. Per poter gareggiare bisogna rispettare dei punti chiave che andiamo poi di seguito qui ad affrontare. Per poter iniziare a praticare il trot aria basta davvero un minimo di attrezzatura, non serve abbigliamento specifico ed è una pesca adatta a tutti. Con pochi minuti di preparazione per il montaggio della canna e delle esche, anche con poco tempo libero, possiamo provare a metterci subito in pesca. L'azione vera e propria si svolge su laghetti di piccole e medie dimensioni. La profondità delle acque deve essere di 2-3 metri massimo e i pesci che vengono introdotti sono solitamente delle trote iridee che hanno una pezzatura che partono dai 150-180 grammi fino a 200 grammi massimo. Questo è per una corretta gestione del pesce ed un uso del materiale esclusivamente ultralight.
Andiamo ad elencare adesso alcune delle regolette fondamentali che sono proprio alla base della pesca e delle competizioni da trottaria. L'uso del materiale ultralight, quindi come canne, mulinelli, fili ed artificiali, devono essere specificatamente ultraleggere, anche gli spoon, i crank, i jerk e le altre tipologie di esche che siano. È necessario un guadino con rete in gomma o in silicone, questo per salvaguardare il pescato e poterlo rilasciare con il minor stress possibile. Ci deve essere l'uso esclusivo di ami senza ardiglione, non dressati. L'uso del riser è obbligatorio, questo è un attrezzo che serve a sfilare l'amo dall'apparato boccale del pesce senza toccarlo con le mani, dopo la cattura. C'è il divieto assoluto di toccare la trota con le mani. In ultimo, ma non per questo meno importante, c'è il divieto assoluto di esche in silicone o con i shent, quegli aromi oppure attrattori chimici, anche se naturali. Per quanto riguarda invece le gare, ci sono precisi regolamenti che dobbiamo rispettare e che ci vengono forniti o direttamente dalla federazione che organizza o magari da altre società che organizzano eventi particolari. Dal punto di vista dell'azione di pesca possiamo suddividerla in diverse tipologie e modalità di approccio che andiamo qui di seguito a definire meglio. In ogni caso, l'obiettivo principale è sondare tutti gli strati d'acqua e trovare la zona in cui stazionano le trote e eventualmente poi simularle all'attacco. Bene, in questo primo video abbiamo dato quelle che sono le impostazioni base della tecnica del trottaria. Nei prossimi video che seguiranno andremo ad approfondire singolarmente ogni tecnica. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.